Ciao ragazzi! Già ride! Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti a questo nuovo video! Ma sei schifo di intro! Ciao ragazzi! Allora, oggi c'è andiamo... Nero, i miei biscotti! Dammi un biscotto, dammi un biscotto! Dammi un biscotto! Dobbiamo fare pubblicità gratuita! Vabbè, che facciamo oggi? Oggi andiamo a smontare la ruota libera di alternatore. Ve l'avevo fatta già vedere nel video precedente. La ruota libera dell'alternatore andiamo a smontare. Io ho già pre-smontato la ruota, il parasassi e ho rimosso la cinghia dei servizi. Eccola qua. Me ne posso mangiare un altro? E vai, mangia. Per smontare la ruota libera alternatore, questa qua, abbiamo bisogno del kit che vi ho fatto vedere sempre nel precedente video. Mi devo togliere? No, 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 vieni più avanti. No, è che voglio che si veda la maglietta. Ah, madonna. Ci saranno un sacco di fan. Su come smontare la ruota e la cinghia dei servizi, io vi linko sotto nelle descrizioni precedenti video. Adesso non vi faccio rivedere la procedura perché l'ho già spiegata in altri video, quindi andatela a vedere così almeno avete il quadro completo. Vai! La procedura sarebbe quella di staccare i poli della batteria e smontare l'alternatore. Dopo aver staccato la batteria dobbiamo andare a smontare il polo positivo, lì c'è un esagonale, c'è un dado esagonale e poi quell'altro filettino più piccolo che si trova un po' più su. Poi il passo successivo dobbiamo smontare questi due bulloni, che sarebbe il supporto dell'alternatore per smontarlo definitivamente e farlo passare qui in mezzo, quindi il lavoro prevalentemente si fa da sotto. Successivamente smontare la ruota libera mettendo l'alternatore sulla morsa. Ok, ho staccato tutti e due i poli. Così siamo sicuri al 100%. Allora, dobbiamo smontare i cavi elettrici dell'alternatore. Lì su c'è un dado da 8, quel filo blu che si vede. 8. Smontiamo prima questo. Ok, questo era lentissimo. Eccolo qui. Ho visto che c'è anche una rondella. Non ce la perdiamo. Eccola. Rondella. Ora dobbiamo smontare questo, che è il polo positivo dell'alternatore e è una chiave da 13. Allora, vediamo se riusciamo. C'è pochissimo spazio. Faccio prima a tentare di smontare la ruota libera da qua. Perché? Perché è così complicato? Una volta le macchine vecchie le facevano anche facili da smontare. Ora capisco quanto è difficile fare il meccanico. Partiti! Partiti! Allora, sto 13 è un casino. Questa è una 13 piegata. Allora, dobbiamo solamente allentare. Ecco, allentata! Evviva! Ecco il bulloncino, il dado 13. Ok, allora, questo possiamo... Abbiamo liberato i cavi. Okay. Questa è una Torx E12. Guarda che bella Torx. Questo qua è maschio, questa qua femmina. Eccola qua. E mo fanno le zozzate. Dai, ma è possibile che dici tutte queste cose? Devo censurare tutto, devo censurare. Tanto poi tagli tutto. Devo censurare tutto. Quanto è lunga sta vite! Eccola, guardate che bella vite! Da sopra ci sta un altro bulloncino. C'è un'altra vite Torx da sopra. Eccola qua. Questo. Spiegatemi come ci arriva adesso a smontare questo. Questo, qua! Come ci arriva? Palle! Maledetta Opel! Prendiamo la nostra Torx, prolunghetta. Vediamo se ci riesco.
sempre da sotto, ovviamente, perché da sopra non c'è. Mano. Sì. Allora sta qua sopra. Andiamo a tatto, perché ovviamente non vedo nulla. Eccola, presa. Allora, incenso, incenso anti-orario. E qua. Eccolo. Sì. Sì. Speriamo che siano finite le viti. Staccati. Liberati. Liberati dal male. Ti sto riprendendo mentre parli da solo. No. Togliti! Cazza vite! Quindi bisogna allentare qua piano piano, facendo, muovendo qua piano piano. Eccolo, si muove. Vedete che c'è un pernetto qua. Eccolo. Sì, c'è un perno che lo tiene. Eccolo. Ah, perché è arrugginito. Oh. Mo c'è quello sopra, eccolo. Fantastico. Eccolo. Vieni. Ecco. Eccolo qui. Ecco il bambino. Eccolo. Eccolo. È nato. Figura il leone, no? Evviva! Ecco, Zanzara. Tu questa. Tu devi usare questa adesso. Vai, perfetto. Adesso mi dai la telecamera. Vieni e dammi questa. Mamma mia, è sudata. Sai che te dico? Alce. Contentino, come i cavalli. No, basta. Ah, ora ci guardiamo il bel alternatore. Guarda che bello. Girando sentiamo se i cuscinetti interni sono rotti. Se sono rotti non gira bello fluido, ma senti croc 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 croc, gira con difficoltà. Questo è il mio modello, adesso vi faccio una bella foto alla targhetta. Qua ci starebbero anche le spazzole, che questo se si smonta si fa la revisione, ma io non lo tocco, ancora funziona. Non respirare. Allora, questo è il kit. E in particolare per questo tipo di alternatore e ruota libera abbiamo bisogno di questi due, o uno o l'altro, in base alla chiave che ci serve, che questo si monterà qui, così, in questa prima filettatura. Poi dobbiamo utilizzare uno di questi che si va ad innestare dentro all'albero dell'alternatore. Questo, questa è la 22, senso anti-orario, che sembra è veramente incastrato e brutto. Guarda, fatta la ruggine, guarda, guarda com'è ruzzinito, guarda, proprio la ruggine ci sta. Vabbè, dai, hai risolto però. Sì! Quindi come prima cosa smontiamo il compressore. Prendiamo questa, la 22, e smontiamo in senso anti-orario. Ora diamo una pulita qua. Ok, adesso andiamo a mettere la nuova ruota libera. Ma non entra! Perché non entra? Perché praticamente questo pezzo è rimasto attaccato qua. Dobbiamo togliere con delicatezza. Perché questo qua praticamente era messo qui dentro. Ok, le mettiamo a confronto. Le mettiamo, eccole qua. E effettivamente vedete le linee, queste qua devono essere uguali. Ci sono. Ci sono. Rimontiamo la nostra nuova ruota libera. Si avvita in senso orario. Dobbiamo stringere ad 85 Nm per metri.
Allora, adesso per stringere abbiamo bisogno della chiave dinamometrica sinistrorza. Questa che ho io è destrorza e quindi non va bene. Quella giusta, se la volete comprare, ve la linko sotto nelle descrizioni. Anch'io me la comprerò, perché questa non posso stringere adesso questa chiave. Però adesso la possiamo utilizzare per fare delle prove, per bene o male capire quanto dobbiamo stringere. Possiamo fare delle prove con la ruota. Io qua metto 85 newton per metri. Vado qua. Quindi torniamo qui sulla nostra ruota. Se io adesso utilizzo la mia chiave, utilizzando la chiave non va, perché si stringe appunto al contrario, sinistrorza. Meno male, diamo una stretta. Questo dovrebbe essere fermo e stringo così. Ok, con una leva così lunga, 85 newton per metri non sono tanti, sono pochissimi. Nel rimontare, mi raccomando, fate attenzione a rimettere i punti giusti del cavo. Questo è quello piccolino e questo è quello grande. In genere ci sono dei segni, vedete qui gialli, questi sono stati fatti proprio dalla Opel, della General Motors. Ok, andiamo a rimontare il tutto. Allora, vediamo la situazione. Questa è la situazione attuale, qua ci sono dei perni un po' arrugginiti dove si infila il supporto dell'alternatore. Ci possiamo mettere un po' di WD-40 per facilitare l'innesto. Questa. Ok, una volta rimontato l'alternatore, rimontiamo la cinghia di servizi, dove sta, eccola qua, e la ruota. Per questo vi andate a vedere il video di quando ho fatto il cambio della cinghia di servizi, non ve lo faccio rivedere un'altra volta, però io adesso lo devo rifare. E per finire il coperchietto. Mettiamolo bene, se no ce lo perdiamo. Vendo macchina usata. Chi la vuole? Basta macchina usata, voglio nuova. Ok, accendiamo. Sembra che va. Ottimo! Non fa più rubare! E dai! Facciamo la chiusura? La Lisa? Ok ragazzi! Abbiamo finito! Ovviamente il kit per smontare la ruota libera è stato fondamentale. Senza di quello è impossibile, perché qui c'è proprio un attacco stranissimo. Per smontare la ruota libera dobbiamo utilizzare la pistola e il compressore. Quindi mettiamo qua pistola e svitiamo in senso normale antiorario. Invece per stringere a 85 newton per metro abbiamo bisogno della chiave dinamometrica, quella sinistronzra, quella lì al contrario, perché quella destrorza non va bene, e ve la linko sotto nelle descrizioni. Io ho fatto a occhio, ora speriamo che tiene. È tardissimo, sono le 11, è la prima volta che smontavo questa ruota, quindi ci ho messo una marea di tempo. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. E per ogni mi piace, una ruota sinistrorza per tutti. Beh ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao. Che vuoi fare?
Che me li fa? Ormai niente. Si stava a tuffare tutta la roba che c'è sta qua sopra. Mi raccomando ragazzi, come sempre andate a vedere sotto nella descrizione, perché io vi linko sempre tutto. Ciao!